Esatto, perché stiamo parlando di revenge porn e quindi di una forma che è molto particolare, una forma che potremmo definire appunto di violenza digitale, anche se stando ai dati che ho raccolto, è un tipo di violenza che rischia anche di sfociare in una violenza, potremmo definirla offline, quindi più fisica, può essere una violenza psicologica, ma anche poi a violenze anche molto più, potremmo definire, concrete. Se vogliamo, giusto? Allora, io intanto vi presento lui, Revenge Porn, che è la monografia che è uscita alla fine di gennaio per Geoffrey Francis Lefebvre e che ho scritto l'estate scorsa. Perché l'estate scorsa? Perché dal mese di agosto del 2019 finalmente il revenge porn è diventato un reato autonomo, quindi oggi trova una sua collocazione indipendente all'interno del codice penale e lo hanno inserito in un punto, in una pagina non casuale.